quindi un po' sgrammaticate, un po' così, ma noi li consideriamo documenti importanti di una civiltà. La Paola è un'amica di Adria, noi veniamo da Adria, lei è diplomata al conservatorio, bravissima, io sono più una strimpellatrice popolare, ma ci aiuterà così con la sonorità dell'ocarina, che è uno strumento proprio autoctono della Riviera del Po, ed è fatta proprio della torba del Po. Cominciamo con i confini geografici. Ovviamente quando il dottor Degli Stefani mi ha detto canzoni migratorie, la prima cosa che è venuta in mente sono le canzoni vere e proprie legate proprio alla migrazione dei Veneti. Olesine addirittura si è spopolato proprio. Siamo agli inizi del Novecento, succede una disgrazia come quelle che siamo purtroppo abituati a vedere nel Mediterraneo. Nel 1906, il 4 agosto, parte da Genova una nave piena carica di migranti italiani, veneti.